Ciao ragazzi, visto che ormai iniziate a essere in tanti a chiedermi suggerimenti di stampa, ho deciso di fare questo primo video sull'ABS. Quindi vi mostro come io stampo l'ABS senza particolari problemi. Ovviamente esistono altri metodi. Se li avete, scrivetelo nei commenti, che così può essere utile a tutti. Il video non è venuto benissimo perché ho registrato le ispezioni mentre facevo anche altre cose, però c'è tutto l'essenziale. Spero vi piaccia, buona visione, ciao, al prossimo video. Ok, adesso vediamo come faccio partire una stampa in ABS. Questo è un rotolo di ABS. Allora, vedete che qua il piatto è un po' sporco della vecchia colla. Questa è una colla stick a base d'acqua. Per la carta, quella è semplice per la carta. È anonima, non è importante la marca. Qua un po' di acqua. Allora, questo è quello che rimane dalla vecchia stampa. Facciamo così. Vedete come ci sono un po' di zone grumose? La sciogliete praticamente con un po' di acqua. Ok, vecchi bordi della. Vi create una zona uniforme dove andrà a stamparsi l'oggetto e basta, e lasciate così. In questa maniera vi risparmiate anche della colla, cioè ogni tanto pulite il piatto e ne rimettete di nuova, ma tendenzialmente vari cicli di stampa potete fare in questa maniera. Ora, stampiamo la nuova staffa dei carrelli con il supporto per il fine corsa. Ok, vediamo, inizierà con calma. Il primo momento d'attesa iniziale, prima che iniziano ad andare sui gradi, è il tempo che ci mette la temperatura a passare attraverso il vetro, perché io il sensore l'ho messo in un angolo sopra il vetro. La temperatura che leggete qua è quella che io ho sopra la superficie del vetro, non sotto. Sotto ci saranno almeno 10 gradi in più. Quindi, se voi avete il sensore sotto il vetro, dovete aggiungere almeno 10 gradi. Quindi, se volete stampare il pla a 40, dovreste settare a 50. Allora, sicuramente sopra il vetro avete 40. Comunque. E ora attiva l'estrusore. Ok,
un'altra cosa, io accendo l'aria dal secondo layer sempre, e anche dal secondo layer io aggiungo 10 gradi al bed. Questo perché se mettete subito il bed a 70 gradi la colla si secca subito e quindi non svolge la sua funzione di attaccarsi all'ABS. Quindi io parto con circa 55-60 gradi. Appena finito il primo layer aumento la temperatura a 70. Ora qua manca ancora un po'. Siamo ancora a 60 gradi il bed. Sembra che sia bella attaccata. Ora finché non scende intorno ai 40 non si stacca. Thank you.